curato in Germania, Felice Perani di Casnigo ce l'ha fatta. Dopo 6 settimane ha vinto la sua battaglia contro il Covid-19. Era stato uno dei primi italiani trasferiti a Lipsia. La fase 2 a Ponte Nossa, oggi è tornato il mercato, aperto ma senza giochi il parco del Ramello. Per il cimitero bisognerà aspettare. Ascom chiede la sospensione di sagre e feste per aiutare bar e ristoranti, ma la Proloco di Parre ha una ricetta vincente per non far concorrenza ai locali del paese. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Si chiama Safe Working e io riapro sicuro il nuovo pacchetto di aiuti per le micro e piccole imprese lombarde. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta regionale. Se ne è parlato anche nel corso del consueto punto stampa, dove sono stati forniti anche gli ultimi dati rispetto alla pandemia sul nostro territorio. Possiamo di nuovo verificare che gli elementi positivi arrivano dal calo delle terapie intensive, meno 23 per un totale di 509, dal calo dei ricoverati non in terapia intensiva e dal numero dei guariti che aumenta. Dati, diciamo, confortanti e che fanno pensare che si sia intrapresa la strada giusta, Assessore Martinzoli. Ma io direi anche questo, che se guardassimo i dati economici e la voglia e l'entusiasmo tipico lombardo, riaprire e far ripartire l'economia è fondamentale. Però questi dati ci dicono che assolutamente la tutela e la salute dei lavoratori, dei clienti utenti, dei fornitori, dei micro, piccoli e medi imprenditori che molte volte lavorano direttamente nella loro azienda va assolutamente tutelata. E penso che le due cose, con un coordinamento col nazionale, con delle regole chiare e precise, ancor più delle date di apertura dei vari codici Ateco, ma di quelle che devono essere le misure per assolutamente fare prevenzione in questa fase 2, quando c'è chiarezza in questo, io penso che le due cose possono andare di pari passo e questi dati ci dicono che siamo sulla buona strada, come ha anche detto il presidente nostro Attilio Fontana, ma che il livello di attenzione non deve essere ancora minimamente abbassato. Ecco, tra i provvedimenti che oggi la Giunta regionale ha approvato, ce n'è uno che ha un valore simbolico particolarmente importante, ovvero stanziamento di 18,6 milioni di euro per la riapertura in sicurezza degli esercizi commerciali delle micro e piccole medie imprese lombarde. Un provvedimento che si chiama Io riapro sicuro e che lei ha fortemente voluto. Guarda, noi credo che in questo momento, mai come in questo momento, stiamo lavorando anche molto in team, dal coordinamento della Presidenza, dalla Giunta, ma soprattutto con una modalità che è quella di convocare i vari tavoli dove si sono seduti tutti i rappresentanti dell'economia lombarda e confrontarsi, perché c'è bisogno di attualizzare i provvedimenti a questo momento storico. Questo maledetto virus non lascia punti di riferimento e dunque c'è ancora molto da studiare e da creare come storico. Detto questo, mi sembrava logico un provvedimento, visto che si parla tanto di smart working, safe working, però in italiano Io riapro sicuro, considerando che le micro e le piccole imprese dovranno accollarsi il costo di una doverosa prevenzione a livello sanitario a tutela di tutte le persone che frequenteranno le loro imprese, e dunque dare il via a un primo provvedimento che potesse in parte per le micro al 60% e per le piccole al 70% coprire queste spese ci sembrava doveroso. Aggiungo questo, che i nostri provvedimenti sono dal mio punto di vista molto complementari a quell'azione che il governo dovrà fare di liquidità, e è un pacchetto di provvedimenti che parte dall'accesso al credito, va Io riapro sicuro e dopo ne elencheremo
altri due che abbiamo portato in questa giunta e alcuni che sono stati portati una settimana fa nelle giunte precedenti. E adesso c'è una bella notizia, uno dei primi bergamaschi trasferiti in Germania per essere curati ha vinto la battaglia contro il coronavirus. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Dalla Germania arriva la notizia che Felice Perani, 57 anni, di Casnigo, ce l'ha fatta nella sua battaglia contro il Covid. Era stato trasferito nella notte tra il 23 e il 24 marzo nel pieno dell'emergenza in condizioni molto critiche, un viaggio che gli ha salvato la vita. Perani è stato curato all'ospedale universitario di Lipsia, dove con l'aiuto dei medici e del personale sanitario ha vinto la sua battaglia. Ieri è uscito dall'ospedale su una sedia a rotelle, fisicamente provato e molto dimagrito, ma guarito. Anche i media tedeschi hanno dedicato spazio all'episodio. Perani è riuscito ad alzarsi in piedi per pochi istanti e ringraziare tutto lo staff sanitario per le cure ricevute. «Mi avete salvato la vita», ha detto. Ora dovrà restare ancora per qualche tempo in Germania. Effettuerà la riabilitazione in un centro di Benevitz in Sassonia, ad est di Lipsia. A Casnigo lo attendono la mamma e tanti amici. Perani è molto conosciuto nella sua comunità. Nel 2018 si era candidato anche come sindaco alle elezioni amministrative. La sua guarigione è stata accolta con gioia anche all'ISIS Valle Seriana di Gazzaniga, dove Perani lavora come insegnante tecnico pratico di laboratorio di elettronica, oltre ad essere responsabile dell'ufficio tecnico. Un altro passo verso la nuova normalità. L'aeroporto di Orio al Serio riapre ai voli passeggeri. Una nota di SACBO, la società che gestisce lo scalo bergamasco, informa che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha disposto con effetto immediato la riapertura dell'aeroporto di Bergamo ai voli passeggeri. La società precisa però che l'aerostazione è interdetta al pubblico, sarà aperta solo in concomitanza con la riattivazione dei voli e l'accesso sarà soggetto a limitazioni nel rispetto delle normative vigenti sui controlli e sul distanziamento sociale. A seguito del decreto 112 del 12 marzo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'aeroporto di Bergamo è rimasto aperto H24 al traffico, garantendo i movimenti relativi ai voli sanitari di emergenza e quelli di Stato, in aggiunta alla componente delle merci aeree e ai voli di posizionamento. Cambiamo argomento, la fase 2 nei nostri paesi passa anche attraverso la riapertura dei mercati settimanali. Oggi è stato il turno di Ponte Nossa, dove i banchi sono tornati nella zona del municipio. Nel servizio facciamo il punto sulla ripresa in paese. Siamo in collegamento con il sindaco di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni. Come state affrontando la fase 2? Innanzitutto buonasera, stiamo affrontando la fase 2 con gradualità, nel senso che abbiamo fatto diverse valutazioni e a partire da ieri 4 maggio abbiamo dato la possibilità ad esempio di fruire parte del parco del Ramello, quindi la zona che non è attrezzata con i giochi è accessibile a chiunque, mentre invece come da decreto insomma tutti i parchi giochi rimangono chiusi. Oggi abbiamo riniziato, abbiamo dato la possibilità di si è svolto il mercato, in poche parole, si è svolto il mercato settimanale, come da decreto sempre per i banchi di alimentari, sono 8 a Ponte Nossa dei 30 che ci sono normalmente, 7 hanno partecipato, l'ottavo per diverse ragioni, insomma sarebbe stato interessato a venire a Ponte Nossa ma ha avuto diversi problemi. Quindi 7 banchi, il mercato è stato organizzato in modo di avere la possibilità del controllo degli accessi. Devo dire che c'è stata una buona affluenza e c'è stata soddisfazione anche da parte dei commercianti. Grande collaborazione abbiamo avuto come del resto all'inizio pandemia da parte dei carabinieri in congedo, da parte della Croce Rossa che ha ai diversi clienti effettuato la verifica della temperatura corporea con il laser scanner. Graduale la seconda fase, perché ad esempio abbiamo deciso di non aprire questa settimana il cimitero, ma sarà aperto lunedì prossimo, anche lì servirà del personale, quindi ci stiamo organizzando, mentre invece sabato prossimo aprirà la piazzola ecologica presso il comune di Gorno, che normalmente è fruibile dai comuni di Ponte Nossa, Premolo e Gorno, appunto dove è sede. Quindi graduale, e crediamo che tutto sommato
la risposta dei nostri cittadini sia molto positiva. Ci sono molte domande, molti dubbi, ad esempio la domanda più frequente questa settimana è se si può andare a fare spesa fuori paese. Io mi sentirei di dire che al di là dei decreti, insomma, abbiamo molti servizi a Ponte Nossa, sia nel centro storico che nella zona commerciale nuova, quindi molta, molta offerta commerciale di alimentari, eccetera. E quindi il consiglio che do ai miei concittadini è quello di, per 15 giorni, stiamo parlando fino al 17 di maggio, di cercare di rimanere in paese. Insomma, ci siamo comportati bene per 2 mesi, io credo che per 15 giorni possiamo ancora resistere, anche perché abbiamo davvero un'offerta molto completa all'interno del nostro paese. Quindi credo e crediamo che debba prevalere il buon senso, cosa che fino adesso ha prevalso a Ponte Nossa. E per quanto riguarda il municipio, come vi siete organizzati? Sabato abbiamo avuto un incontro con il responsabile della sicurezza del comune. Anche lì stiamo cercando di capire esattamente cosa prevedono i decreti. Ormai abbiamo le idee chiare e ci saranno dei cambiamenti, delle novità per la ricezione del pubblico. È molto probabile che il pubblico non entrerà più all'interno del municipio nei vari uffici, ma a piano terra abbiamo 2 ingressi separati, uno l'ufficio demografico che rimarrà tale, l'altro ufficio invece a destra rispetto all'ingresso del comune, ufficio URP, quindi relazioni con il pubblico, diventerà l'ufficio di ricezione per tutti i servizi, quindi giornalmente si potrà accedere per i tributi piuttosto che per l'ufficio tecnico e per tutti gli altri servizi, previo appuntamento. Questo in un'ottica che insomma, vogliamo portare avanti da fine febbraio e anche prossimamente, in un'ottica di massima sicurezza per i dipendenti del comune, massima sicurezza per i cittadini che devono insomma, usufruire dei servizi che normalmente vengono erogati dall'ente. Andiamo adesso a Cene, dove dopo la scomparsa del primo cittadino Giorgio Valotti, l'amministrazione è guidata ora dalla vice sindaco Marcella Bazzana, in attesa delle nuove elezioni, presumibilmente in autunno. Con Marcella Bazzana abbiamo parlato di come il comune sta affrontando l'emergenza, ma anche della nomina in giunta dell'ex primo cittadino Franco Bortolotti. L'amministrazione comunale di Cene si è ritrovata in questo periodo difficile senza il sindaco Giorgio Valotti, lo ricordiamo scomparso a marzo. Come avete cercato appunto comunque di affrontare l'emergenza? Allora, l'emergenza l'abbiamo affrontata tutti insieme, uniti. È stato un momento difficilissimo perché abbiamo perso il nostro sindaco in un momento tragico per tutta la nostra valle e da subito appunto l'amministrazione ha cercato di dare con impegno anima e corpo in questa situazione. Abbiamo creato l'unità di crisi locale e appoggiandoci a dei volontari che si sono resi subito disponibili e alla nostra nuova piccola proloco che avevamo creato, la promo Cene, e un gruppo di volontari dell'oratorio. Con questi abbiamo affrontato l'emergenza principale di aiutare la gente, le persone in difficoltà per quanto riguardavano le spese, gli alimentari, i medicinali e altro. Parliamo anche dell'emergenza sociale che stiamo vivendo. Com'è la situazione a Cene? Sono tante le famiglie in difficoltà. Le famiglie in difficoltà che hanno fatto richiesta per i buoni sono circa 68. Con l'assistente sociale sta valutando i casi più critici. Gli altri stiamo cercando di tamponarli grazie anche all'aiuto degli alpini della sezione di Bergamo, sezione di Cene, Gazzaniga, che ci stanno settimanalmente consegnando dei pacchi spesa per queste famiglie in difficoltà. Non so se riusciremo a soddisfare tutte le esigenze delle nostre famiglie in difficoltà, ma teniamo monitorata la situazione. In questi giorni la nomina dell'ex sindaco Franco Bortolotti in giunta, perché siete arrivati a questa decisione? Franco Bortolotti è sempre stata una persona a me cara, di famiglia. È stata una scelta, visto il momento di difficoltà, è una persona che può
aiutarci a realizzare i nostri progetti e a continuare una sorta di percorso, di segno, di traccia che aveva lasciato Giorgio Valotti. È una scelta che è stata fatta da mio papà 30 anni fa come primo sindaco della Lega e oggi è una scelta che ho fatto io. Adesso a Gandellino, dove la sindaca Flora Fiorina a causa del coronavirus ha perso il marito Luciano Sozzi, ex sindaco di Castione della Presolana, e come dice in questa intervista da diverse settimane non può seguire l'attività del comune per motivi di salute. Ha voluto però far arrivare il suo grazie a tutte le persone del paese che si sono impegnate anche attraverso un video. Siamo al telefono con la sindaca di Gandellino, Flora Fiorina, in questo periodo molto difficile, in questo periodo drammatico per lei anche dal punto di vista personale. Ha però visto un paese unito, un paese che si è dato da fare. Credo che questa sia la cosa che mi ha un po' rasserenato in questo periodo, anche perché da ormai 50 giorni non riesco a seguire più l'attività del comune a causa di motivi di salute. Ciò nonostante i miei cittadini si sono organizzati e hanno fatto fronte a questa situazione di emergenza in una maniera brillantissima, grazie alla responsabile dei servizi sociali che si è data molto da fare, ma soprattutto grazie alla partecipazione di tutti. Più di 30 persone in un paese di 1000 persone ha lavorato confezionando 1500 mascherine usando il materiale dati dal comune, hanno collaborato con le strutture di zona, per esempio col soccorso alpino dell'Alta Valle Seriana nella distribuzione dei pasti, dei servizi bancari, del servizio delle farmacie. Hanno gradito e utilizzato tutto il materiale dato dalla Protezione Civile di Clusone per effettuare la sanificazione dei punti sensibili. I volontari, fra questi 30 volontari, come si potrà vedere poi dal filmato, ce ne sono alcuni che per tutto questo periodo, mattina e sera, grazie al materiale e ai protocolli appunto forniti dalla Protezione Civile di Clusone, hanno fatto la disinfezione delle poste, della farmacia, del comune, degli ambulatori, dei negozi. Questo veniva fatto mattina e sera tutti i giorni. Il gruppo Alpini ha distribuito i pacchi alimentari donati dall'ANAS. Un gruppo di volontari in collaborazione con dei volontari di Ardesio, con la signora Lia, hanno fornito le mascherine per tutti i bambini e mascherine che non potevano essere fatte invece perché richiedevano delle dimensioni diverse. Dei volontari hanno collaborato con la Croce Blu per la sanificazione di tutto il paese con le zone. Allora, io credo che tutte queste cose non possono non rendermi orgogliosa di tutti i miei cittadini e devo veramente essere grata a tutti loro che in questo periodo hanno rispettato le mie condizioni non al massimo, ma hanno lavorato loro al massimo con tutte le loro forze, cercando di turbarmi il meno possibile, ma facendo quello che era in fondo il messaggio che io ripeto in continuazione: se vogliamo che i nostri paesi crescano, se vogliamo che i nostri paesi resistano, dobbiamo fare il sistema. E proseguiamo il nostro viaggio per capire come stanno affrontando, vivendo questo difficile momento tante attività del nostro territorio. Questa sera incontriamo in particolare il mondo delle palestre. Ci troviamo nella palestra CrossFit di Clusone. Siamo con Alex Crotti. Tu hai aperto questa attività poco tempo fa. Vuoi raccontarci un po' la tua storia, come sei arrivato a Clusone e perché una palestra di questo tipo proprio a Clusone? Ok, abbiamo iniziato quasi 3 anni fa,
Abbiamo scelto la città di Clusone perché, diciamo, nella Valle Seriana e la città di Bergamo ci sono molti altri box come questo e sicuramente avremmo avuto molta più concorrenza. E comunque a noi piace, diciamo, l'aria di montagna, gli spazi aperti, quindi abbiamo deciso di venire qui a Clusone, che poteva essere una buona novità, e divertirci con tutti i ragazzi di questa zona. Carla Tosetti, che cosa si fa in questo spazio? Qui si fa CrossFit, che è un allenamento che nasce in America, che mischia e mescola più discipline, quindi la ginnastica, la pesistica e la resistenza. Facendo tutte queste discipline assieme si fa un ottimo allenamento in cui non si sviluppa, diciamo, un'abilità particolare del nostro corpo, ma si sviluppano tutte quante in armonia. Quindi l'idea è quella che il corpo cresca e si sviluppi in modo sano e armonico. E l'esempio che faccio sempre è: noi qui non diventiamo pesisti che sollevano un sacco di peso ma poi non riescono a correre 100 metri, idem non diventiamo maratoneti che possono correre distanze infinite ma poi magari sono abbastanza carenti sul piano della forza. Si cerca di fare tutto assieme per avere appunto un corpo armonico. E in più si fanno le Aerial Silks, che è la mia disciplina, e sono evoluzioni su questi particolari tessuti, sono evoluzioni coreografiche di forza, flessibilità, una disciplina che ha a che vedere anche con la ginnastica, è comunque una disciplina di origine circense, un'arte circense in effetti, che sta prendendo il risvolto di sport solo recentemente, però è un'arte circense a tutti gli effetti. Noi siamo chiusi dal 24 febbraio, praticamente in super emergenza dalla notte al giorno, e ci hanno imposto la chiusura totale del nostro box. Cosa possiamo dire? Abbiamo cercato di allenarci all'aperto per una settimana, ma praticamente ci hanno bloccato anche questa possibilità. L'unica maniera per stare vicino ai nostri clienti è stato noleggiare la nostra attrezzatura e scrivere gli allenamenti giornalmente tramite social, Facebook, Instagram, tutto quello che riuscivamo a fare. Qualcuno ha risposto bene a queste iniziative, mentre altri purtroppo li abbiamo persi un po' di vista. Diciamo che speriamo quando si riaprirà si ricominci a ingranare con tutta la gente che c'era prima. Naturalmente state pensando a una riapertura, avete le caratteristiche secondo voi per rispettare tutte le regole? Noi confidiamo di poter riaprire il prima possibile, di poter riaprire in sicurezza, speriamo di conoscere il prima possibile quali saranno poi i termini per poter riaprire, quello che dovremo fare per mettere a norma e in sicurezza il locale. Però ecco, una delle cose che più ci è proprio dispiaciuta è che, avendo un sacco di spazio a disposizione per gli allenamenti, questa chiusura ecco, ci è un po' dispiaciuta, perché penso che avremmo potuto allenarci in sicurezza già da prima. Ecco, poi giustamente di fronte all'emergenza non si può fare nulla, e la situazione soprattutto qui in Val Seriana era veramente talmente allo stremo che è stato giusto così. Però ecco, adesso abbiamo voglia di ripartire con tutte le dovute precauzioni, però sì, io penso che qui il modo per allenarsi in modo sicuro c'è. Abbiamo anche uno spazio esterno che di solito è utilizzato come parcheggio, ma potrebbe tranquillamente essere utilizzato per allenarsi all'aperto. Nei giorni scorsi l'Associazione dei Commercianti, ASCOM, ha scritto ai sindaci dei comuni bergamaschi per chiedere la sospensione di sagre e feste in cui è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. Uno stop per aiutare bar e ristoranti in difficoltà a causa dello stop. Ma la Proloco di Parre dice di avere una ricetta felice per evitare di far concorrenza ai locali del paese. Sentiamola. Ecco, si torna a parlare dell'organizzazione delle sagre, ma qual è il vostro punto di vista?
Sicuramente nel rispetto delle ordinanze, il nostro punto di vista è che torneremo a fare sagre quando sarà possibile, quindi assolutamente in questo momento siamo fermi, stiamo ragionando su cosa si potrà fare, ma quando sarà possibile. Questo è un po' il nostro punto di vista. Sicuramente continueremo nella grande collaborazione che abbiamo con gli esercenti del paese e dei paesi limitrofi, con cui abbiamo stretto delle grandissime collaborazioni, in modo che la sagra diventi un'opportunità per tutti, ovvero i turisti e i valligiani che vengono a trovarci per i nostri eventi passino anche dagli esercenti, quindi dalle locande dove si può dormire, vadano nei bar a far l'aperitivo. E con lo stesso spirito intendo anche che tutti gli articoli che noi proponiamo durante le nostre sagre sono acquistati da esercenti locali. Quindi cerchiamo di premiare e di collaborare con gli allevatori, con chi produce salumi, con chi vende l'acqua, con chi vende gli alcolici, eccetera, eccetera. Tutte queste belle cose cerchiamo di farle con gli esercenti locali. E questa è la ricetta che suggeriamo anche alle altre proloco, qualora non lo stessero già facendo, ma mi auguro di sì, perché secondo me è la ricetta vincente per essere tutti contenti, dagli organizzatori agli esercenti e ai turisti che vengono. Credo che il dialogo tra la proloco, intesa come l'ente proloco, e gli esercenti rappresenti una grande opportunità, perché qualora non lo si stesse facendo, il fatto di pensare insieme a un evento in modo che chi arriva in qualche modo venga portato ad andare sia dall'esercente che presso l'evento, ecco, questo tipo di dialogo deve rappresentare un punto di partenza importante nell'organizzazione degli eventi. Noi lo stiamo facendo, il suggerimento che diamo alle altre proloco è di instaurare questo forte dialogo con gli esercenti, di fare delle cose insieme, di fare in modo che accadano queste cose. Noi stessi ci mettiamo a disposizione anche delle altre proloco per dare eventuali suggerimenti, così come abbiamo fatto quando abbiamo iniziato ad utilizzare piatti e bicchieri tutti biodegradabili. Siamo venuti ad Antenna 2 a pubblicizzare questa cosa dicendo: siamo attenti all'ambiente, ma attenzione, l'ambiente non è mio, della proloco di Parre, l'ambiente è di tutti, quindi sì, il nostro suggerimento, ma anche le indicazioni di dove andare, di come comprare, sono a disposizione di tutti. Credo che questo sia il dialogo con gli esercenti che porta fortuna a tutti e porta successo. In questo ci crediamo fermamente. Prima serata dedicata allo sport, quella del martedì su Antenna 2. Scopriamo che cosa ci aspetta. Come ogni martedì sera torna l'appuntamento sportivo con Antenna 2 Sport. A partire dalle 21.30 il nostro salotto sportivo ospiterà Vittorio Bosio, presidente nazionale CSI, e Luca Tommasoni, campione di sci alpinismo di Castellone della Presonana. Come sempre, tanta carne al fuoco, tanti argomenti dedicati al nostro pod di cui parlare. Io vi aspetto, mi raccomando, puntuali alle 21.30. E adesso i programmi in onda sulla nostra emittente, il canale principale anzitutto questa sera alle 20.40 il Sasso nello Stagno, alle 21.30 Antenna 2 Sport, abbiamo appena sentito, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.10 una partita di calcio in replica, Vertovese, Casatese e Rogoredo, a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG che va in onda anche alle 21.30 sul canale 218 Antenna 2 News e sullo stesso canale, vi ricordo, alle 22.10 l'anteprima Target nella versione Rivediamoli. Il canale sportivo 628 alle 20.30 la partita di calcio in replica Albino Gandino Olginatese, alle 22.30 un'altra partita di calcio in replica Ghedi Darfo Boario. L'almanacco, domani è mercoledì 6 maggio, il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.40, la luna è piena, sorge alle 19.23, tramonta alle 6.14 di giovedì. La chiesa ricorda la beata Pierina Morosini. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito, vi ricordo dopo il TG l'appuntamento con le previsioni del tempo. Buona serata.